video di Lochmas. Scusate la luce, il bigiume, ma diluvia, cioè il diluvio universale, quindi questa è tutta la luce che riesco ad ottenere. Allora, oggi parliamo di serie TV Netflix. Ho pensato di concentrarmi su una piattaforma così da non creare caos, perché molto spesso dicevo c'è questa di qui, ah, questa di là, e alla fine si capiva niente. Allora, io vi parlerò delle serie TV che mi hanno più colpito, ne ho viste altre, ma secondo me non meritano, o meglio, non sono poi così rilevanti. Quindi iniziamo con le must watch, cioè quelle che veramente bisogna avere il repertorio e dire sì, l'ho vista, a mio parere. Partiamo dalla mia preferita che è How to Get Away with Murder, quindi Le regole del delitto perfetto. Sono uscite tutte le stagioni, quindi potete veramente guardarla dall'inizio alla fine e a me è piaciuta tantissimo. Riguarda il mondo degli avvocati, della legge in America, eccetera, ed è molto interessante. È molto molto valida e allo stesso tempo simile, ma non troppo, perché vabbè, è concentrata su tutto un altro mondo molto più imprenditoriale, economico e business, è Suits. Ammetto che nelle ultime stagioni mi sono un po' persa e era diventato un po' ridondante, però è super super valida. Un'altra super bella è Lucifer, è divertente, fa ridere, diversa, tende al fantasy in quanto ovviamente si parla di Lucifero, appunto, quindi è venuto dal mondo degli inferi, arriva Dio, cioè ci sono luci, cose, lui immortale su certi punti di vista. Insomma, se vi piace il genere, ma se vi piace ridere ve la consiglio, e se vi piace ridere vi consiglio anche How I Met Your Mother, lunghissima, infinita. L'abbiamo iniziata a ottobre io e Jimmy e ci siamo dovuti fermare perché noi la guardavamo in televisione nella Smart TV, mentre quando poi siamo andati a Padova non ce l'avevamo e c'era mia mamma e quindi insomma ci siamo fermati però probabilmente ricominceremo quando torneremo a Milano. Vabbè, sicuramente l'avrete vista in televisione perché l'hanno mandata su Mediaset eccetera, solo che veramente vi consiglio di guardarla su Netflix dall'inizio alla fine, perché la trama è molto intricata e molto interessante, ma soprattutto la sceneggiatura è molto particolare. Ci sono dei riferimenti avanti e indietro, ci sono delle tecniche di narrazione che sono veramente geniali. Cioè, ogni tanto arrivi alla fine e dici: no, vabbè, super intelligente, perché ti cambia totalmente quello che avevi visto prima. Difficile da spiegare così, senza spoilerare nulla o senza dire nulla. Io e Jimmy non abbiamo ancora scoperto chi si sposa a Ted alla fine. Non lo scrivete qua nei commenti, mi raccomando. No spoiler nei commenti, se no vi banno. Non lo faccio però, non lo fate, vi prego. Altre tre serie TV che straconsiglio, veloci, rapide, indolori, che hanno spopolato sono La Casa de Papel, Elite, che sono due spagnole, e You, americana. Queste tre veramente dovete averle in saccoccia. E poi un'altra che a me ha fatto impazzire è Le ragazze del centralino, sempre spagnola. Disponibile adesso tutta la stagione, dall'inizio alla fine. A me è piaciuta tantissimo, sin dall'inizio, e poi soprattutto a me è piaciuta l'ultima stagione perché realizzi ciò che veramente significa questa serie TV, cioè che è una storia vera, cioè che sono fatti realmente accaduti, un po' romanzati indubbiamente, però tutto è vero, tutto quello che hanno dovuto fare queste donne è vero ed è davvero molto interessante. Adesso passiamo a delle serie TV che ho guardato, ma che secondo me poi nel tempo si sono un pochino perse andando avanti con le stagioni. La prima, mi dispiace dirlo, è Vis a Vis, che è sempre una serie TV spagnola. Io amo le serie TV spagnole e è iniziata benissimo, l'ho amata sin dall'inizio, le prime due stagioni, tre stagioni, stupende. L'ultima stagione, ragazzi, l'ho iniziata, ma mi sono dovuta fermare, cioè non l'ho continuata perché io poi sono così, se non mi prende non continuo perché proprio non mi appassiona. E niente, mi sono dovuta fermare. Secondo me, quando incominciano a tirarle troppo a lungo e non hanno pensato prima a una vera trama, non
non dovrebbero, cioè dovrebbero fermarsi e dire bene, abbiamo guadagnato su queste, bene, cambiamo. E purtroppo nell'ultima stagione a me personalmente non è piaciuta. Poi magari ci riproverò, riguarderò e cambierò idea, però per il momento è lì, ferma all'episodio 2 dove ci ho messo un crocione sopra. Un'altra che è iniziata bene ma è continuata male è Riverdale. Le prime stagioni carine, cioè diverse, innovative, particolari, poi sono andati nel mondo del fantasy con sti gargoyle che veramente nella foresta, cioè ero lì, no, cosa sta roba. A me quando vanno troppo nel fantasy non mi fa impazzire perché perdo un pochino il contatto con la realtà. Io non amo particolarmente i fantasy, infatti Stranger Things io l'ho guardato perché tutti lo guardavano, però vi dirò, a un certo punto io non ci vedevo neanche un senso. E poi un'altra serie è Alto Mare, sempre spagnola, Alta Mar, penso, dove le prime due stagioni sono ambientate nella stessa situazione, quindi la seconda stagione è la continuazione della prima e super amato profondamente. La terza stagione è una nuova situazione che deduco hanno voluto creare, continuare per cavalcare l'onda, perché magari sta andando bene come delle serie come serie TV, però insomma si vede che è un po' tirata. Spero che non arrivi una quarta, perché in teoria la situazione che si è andata a creare nella terza stagione è conclusa e quindi non avrebbe senso rifarli risalire sulla barca e fargli trovare altri disagi, perché è sempre così, salgono sulla barca, c'è un disagio, c'è una situazione e la risolvono in qualche modo. Prendo stagione ok, terza stagione, quarta, basta, perché sennò basta salire su quella barca, ragazzi, portate sfiga. Ora delle serie TV super easy, carine, scialle. Io le serie TV le guardo principalmente da sola, sono rare o sono poche le serie TV che io ho guardato con Jimmy perché mi piace guardare le serie TV magari mentre cucino, mentre faccio altro, mentre faccio le faccende per tenermi compagnia. Quindi io non mi siedo mai davanti alla televisione a guardare la serie TV, a meno che appunto non siano quelle che guardo con Jimmy, perché magari le guardiamo dopo cena, al posto di un film, quando siamo a tavola, quando siamo in casa e quindi riusciamo a condividere questo tempo. Una serie TV che ho guardato con Jimmy è Emily in Paris e lui l'ha amata, io l'ho amata perché è veramente easy, simpatica, divertente e scialla, cioè sono poche stagioni e è molto molto simpatica. Un'altra che abbiamo visto quest'estate è Scam. Quello che mi è piaciuto particolarmente è la profondità di come vengono raccontati i rapporti fra i ragazzi. Molto spesso nelle serie TV, quando si parla di rapporti, quando fanno vedere i rapporti fra ragazzi, fanno vedere sempre delle relazioni molto superficiali. E invece in questa serie TV si vede proprio le persone, i ragazzi che parlano, che affrontano le emozioni, che si aprono, che affrontano diverse tematiche in un modo che farei anch'io nella mia vita normale. Non so se mi sono spiegata, però molto spesso nelle serie TV invece i rapporti fra ragazzi sono sempre molto banali. Lui mi ha insultato, ah no, io da solo litigo con lei. Invece in questa serie TV io ho particolarmente apprezzato questo, infatti per questo ve la consiglio. Altra serie TV che mi piace particolarmente per la sua semplicità è Virgin River, che è tratta da un libro, l'ho scoperto troppo tardi, purtroppo una volta in edicola mi giro e leggo Virgin River, io no, era un libro, perché io amo in realtà leggere prima i libri e poi guardare il film, perché mi faccio il film dentro la mia testa e poi a vederlo lì in televisione dico, ah, me l'ero immaginato un po' diverso, insomma. Bello. E infine una serie TV che mi è capitata un po' per caso è Dead to Me. Per ora hanno fatto soltanto una stagione, vi dirò, nel senso, è molto tirata, ci sono delle incongruenze, delle cose che non mi tornano, delle cose che hanno poco senso, che diresti davvero, cioè, dai. Però vabbè, è leggera, è molto semplice e veloce anche. Ma adesso passiamo a la mia serie TV del momento che mi sta facendo letteralmente impazzire, la amo profondamente ed è The Crown. Non l'avrei mai detto,
Non pensavo quando l'ho iniziato, ho detto, oh, oddio, non mi piacerà mai, e invece sono innamorata persa. Parte da prima dell'incoronazione della regina Elisabetta e ti fa vedere tutta la storia di come è andata, delle sue emozioni, cioè veramente adoro profondamente, mi piace tantissimo. Dopo le prime due stagioni, essendo la serie TV sulla storia, ovviamente passano gli anni e quindi cambiano anche gli attori. E che questa è una cosa che io non ho ben concepito e che non ho molto ben apprezzato, perché dalla seconda alla terza stagione, se non erro, cambia completamente il cast degli attori principali. Quindi ti trovi Margaret che da essere questa ragazza stupenda diventa l'attrice della strega di Harry Potter, che è anche lei un'attrice stupenda, fantastica, però al momento mi ha avuto un momento di shock, ho detto che cosa ci fa lei qui? Anche perché è sempre comunque cupa, tetra, vabbè. E insomma io mi chiedo, ma non potevano investire un pochino sul trucco e invecchiare quegli attori? Però vabbè. Passata la prima puntata di destabilizzazione, dopo un po' ti abitui, in realtà ti dimentichi anche chi erano gli attori di prima. E non so a che punto della storia arriverà, se arriva a parlare anche di Lady Di, eccetera, però sono la terza stagione e ne sono completamente assuefatta, veramente bellissima, anche perché è perfetta per questo periodo in quanto sono puntate lunghe, sono tante. Ecco, forse una cosa che non ho detto è che io tutte le serie TV le guardo in lingua, quindi sia in inglese che in spagnolo. Io ho fatto le scuole inglesi da quando ho vissuto a Budapest e sono fluente in inglese, quindi per me questo è un ottimo modo per tenere vivo il mio inglese, perché sennò non avrei altri modi per ascoltarlo, e anche lo spagnolo. Però in spagnolo non sono così fluente, infatti le serie TV spagnole le guardo con i sottotitoli e vabbè, tutto aiuta, tutto fa brodo. Per finire ho due serie TV nella mia lista, quindi quelle che guarderò dopo che ho finito The Crown, che sono Il caos dopo di te, che è una serie TV spagnola. Ci sono un paio di attori di Elite, una di un film spagnolo che avevo visto, e per me le serie TV spagnole sono sempre una sicurezza, quindi non lo so, vi aggiornerò quando la guarderò. È una miniserie, non so di che cosa tratta, mi ispirava, ho messo in lista. E Bridgerton, che in realtà stanno facendo la pubblicità in televisione adesso, mi sembra molto simile a The Crown come ambientazione, però magari, non so, mi ispirava. Intanto è in lista, però verrà dopo questa qua spagnola e basta. Insomma, penso che sono a posto per almeno il prossimo mese e mezzo, due, anche perché devo ritornare a guardare How I Met Your Mother quando ci organizzeremo bene con Jimmy. Basta. Spero che questa carrellata di serie TV Netflix vi sia piaciuta. Fatemi sapere la vostra serie TV preferita, quella che assolutamente consigliate. Siamo così giunti al termine di Lockmas, questa serie di video che ho pensato di fare per questo periodo di semi-lockdown. Ho fatto 10 video, 10 giorni di fila, è stato molto bello, mi è piaciuto tantissimo entrare nelle vostre case ogni mattina e fare colazione con voi durante questo periodo, e però è stato molto molto impegnativo e forse non potete immaginare quanto lavoro, quanto impegno mentale c'è dietro ogni video che pubblico. E quindi adesso, dopo questi 10 giorni, voglio prendermi qualche giorno di pausa per poi ricominciare, si spera, dal 6, super carica. Ovviamente i video non finiranno, come da 5 anni a questa parte, quest'anno 6, sarò sempre presente e continueranno ovviamente questo mese, però non un video al giorno. Quindi io spero di avervi fatto compagnia, di esservi stata utile nelle mie varie lucubrazioni, di avervi fatto divertire. Io mi sono divertita tantissimo e mi è piaciuto molto fare tutto questo, magari un preludio per Vlogmas del quest'anno in realtà. Niente, io dopo questo video di serie TV Netflix perfette per questo weekend che ci attende e questo periodo, vi ringrazio, vi saluto. Grazie per iscrivervi al canale, grazie per commentare, grazie per lasciare tutti i vostri mi piace, pollici in su, e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao ciao! Grazie!